tutti. Si è conclusa la sesta settimana di viaggio per i Baracavalla, che hanno cominciato la discesa della valle. La carovana sta portando di piazza in piazza i messaggi che il pubblico lascia nell'ormai nota scatola dei messaggi. Vediamo cosa dicono gli abitanti della valle. Per il mio papà, grazie di avermi portato qui questa sera. Ho ballato tanto tanto, ora vado a nanna e vi aspetto a Giaveno. Barone Marco, 3 anni. Questo qua scrive molto bene per 3 anni. Per tutti, abbiamo bucato una gomma, ci serve un ruotino di emergenza 125 80 15, senza il quale non potremo partire mai più da Exile. Stefano Baracavalla. Saluto mi collega sindaca d'Exile. Ciao, buon divertimento a tutti. Piero, consu de Salbertà. L'avevi finito rompì le valle a fet per tu San Clarea. Giacu la Clarea. Per maestro Gigi Ubaudi. Ah, peccato non c'è. Grazie per il momento di richiamo animali eseguito in gruppo, utilissimo per condurre i cantori di Zantanzami. Poi non so l'intonazione che avete imparato, però è scritto E-A, O, O, C-C, ce va, butti-mum, butti-vami. La serata non è male, ma scusate se sono venale, ora che la birra è finita, mi sento l'anima smarrita. Esco la baladin, mes amis, va retourner enfin. Per gli abitanti di Sause, ci stanno devastando la valle e voi pensate solo a fare soldi. Mettetevi una mano sulla coscienza. I Celzi. Avrei bisogno di tantissimo punci per rallegrare le serate nella ridente Val Pelis. Vi prego, aiutatemi. Per tutti, il gelato alla menta fa schifo. La fisarmonicista mi ha fatto perdere la testa. Se la ritrovate, speditemela a Torino, fermo posta, Vanchiglia. Marco. Sono un bel fiol da Mupanté, cerco una bella bionda. Carlin. Tra Salbertrand ed Exiles sono state raccolte altre testimonianze e racconti in lingua originale. Vediamo il servizio. Quando è un giorno, noi facciamo un carnevale a Salbertrand e la musica si radunava dalla cima di Ea, di via Edoardo Rey, che è il maestro della banda, e tutti gli altri, e non intendiamo suonare la musica, allora non mascheravamo, magari abitavano una giacca e fronzoli vari, e poi non facevano la farandola. Muova per il paese, darei la musica e cantava e non darei la farandola. Noi siamo tutta giù, mi, la Maria, la Wanda e tutta la combricola, Blue Boss è la cima di Ea, perché gli avevi 3 gruppi, la cima di Ea, o Beme di Ea e o Pe di Ea. Però ogni gruppo la pensava a sa maniera. Noi la cima di Ea, non facevamo il piano da Tuing, che l'Ettore Arlauto pensava a Ea, ogni mese lo cingiavano e lo portavano alla chambra di Sergio Faure. E i cirzi andavano a danza, da prima in giù, e noi, e la feta, e qualunque momento, noi vivevamo la manovella e noi siamo tutti contenti e felici. Uno dei siti attualmente oggetto del lavoro di recupero sia di memoria che anche proprio architettonico è l'Hôtel Dieu, che è l'ultimo acquisto da parte del Museo Colombano Romea. È un edificio di un certo pregio, ma soprattutto è un edificio che ha una storia interessante.
tra i molti suoi visitatori vale la pena forse di raccontare la storia di un abate di transito che, testimoniando all'epoca della cultura della vite presso il paese di Saint Bertrand, oggi scomparsa, descrive in questi termini il prodotto. Le vin de Saint Bertrand è un po' più colorato de l'eau, ma pas aussi bon. E quindi queste valutazioni logicamente ci fanno supporre che all'epoca fosse sfruttato molto di più il territorio, nonostante la scarsa vocazione per certi tipi di coltivazione che sicuramente richiedevano un clima più favorevole. Non si ha memoria di quanto ebbe inizio. Fatto sta che in questa valle da tempo è sorta una moda quantomeno curiosa: i buchi, piccoli buchi, grandi buchi, molte buche. Aveva cominciato il minatore colombano Romean nel XVI secolo con lo scavo di Tuilla. E da allora i buchi si sono moltiplicati. La moda è impazza. Dopo il buco della centrale idroelettrica di Pont Ventoux, il tunnel che raddoppia il Fréjus, le talpe bloccate nella roccia e altre talpe che non sappiamo. Ci sono anche altri fenomeni inspiegabili che non fanno che confermare come questa energia del buco sia veramente potente qui. Che hai fatto? Mi sono bucato i pantaloni. Che stai facendo? Abbiamo bucato. Ma va. Oh, in questa valle è la terza volta che buco. Anche i giovani sono coinvolti. Ma che fai? Faccio i buchi nell'acqua. E perfino gli animali. Anche le galline fanno il loro buco. Ma queste valle prende buchi da tutte le parti. Come mai è possibile? Questa valle ha buchi da tutte le parti. In questo momento ci troviamo in stato di emergenza e, come potete vedere dal mio grafico, il fenomeno può comportare dei problemi. Gli abitanti della valle potrebbero venirsi risucchiati. È proprio come se ci trovassimo in uno scolapasta. Come potete vedere, l'acqua viene sparata a grande velocità, separandosi in tanti microvettori imprevedibili. I Balacaval hanno saggiamente deciso di mettere in salvo gli animali e la propria pelle. Ecco! Passiamo di là, c'è un buco! Arroccandosi al forte di Exil. Maledizione, chiuso! Andiamo di là! Abbiamo il biglietto di ingresso. Cosa possiamo fare, dottor Elke? Ma ne facciamo un buco molto più grosso. Thank you.
grazie a voi per l'attenzione. Restate in armonia, sintonizzatevi in fantasia e ricordate, abbali estremi, estremi cavalli.